La Chiesa per la scuola, tanti messaggi da questa giornata per arrivare a stringere una forte alleanza educativa. Sì, è questa la prospettiva su cui ci siamo mossi nell'organizzare questa giornata, volendo tradurre anche nel mondo della scuola quello che è il grande impegno della Chiesa italiana in questo decennio: educare alla vita buona del Vangelo. Abbiamo voluto ribadire tutti insieme quanto bene vogliamo ai nostri giovani e anche attraverso le indagini che sono state presentate cogliere questa positività che, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, le indagini riscontrano nel mondo giovanile. Beh, gli adulti devono convincersi prima di tutto che si può essere giovani in gamba anche esprimendosi in maniera diversa da come si sono espressi loro quando erano giovani. Uno dei difetti degli adulti è quello di pensare che i giovani in gamba sono come erano loro quando erano giovani, ma i tempi sono diversi e dunque il mondo adulto oggi fa fatica a capire i giovani, però se non si apre un credito vero nei confronti dei giovani, le generazioni si allontaneranno sempre di più e sarà sempre più difficile per gli adulti comunicare con i giovani. Serve una scuola che sia in grado di promuovere l'assunzione di obiettivi di padronanza, il che significa aiutare ogni studente a percepire che un fallimento in realtà è un'opportunità. Un'opportunità per cosa? Per cercare di riflettere su se stesso, sulle proprie strategie e cercare di migliorarsi. Serve una visione incrementale della competenza. Se non cominciamo dall'oggi a costruire un futuro migliore, certamente il futuro non potrà riservarci molto di più di quanto ci sta offrendo oggi. Quindi una grande sfida, ma da affrontare insieme. Oggi una giornata che ha visto la coesione forte, sostanziale di tutte le realtà, e questo è un bel segnale.